Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, lunedì si va in ufficio. Questa settimana devo fare un pochino di cose. In primis, speriamo di scoprire questa settimana se la prossima ci sarà Rogito o meno per la casa. Perché ancora, come vi dicevo, mancano dei documenti. Mamma mia, sto solo, non vedo assolutamente niente. Mancano dei documenti e non è colpa mia, deve tirare fuori il venditore e speriamo che lo faccia. In primis, secondis, devo andare a fare il tagliando alla macchina, perché mi era stato detto di farlo dopo 100.000 km e ne ho quasi 102.000. Quindi sono un pochino fuori fuori da quello che mi era stato detto. E in terzis, mi piacerebbe andarmi a tagliare i capelli, che oramai sembro un pavone. Davanti mi va anche bene, cioè un pochino accorciati, ma li vorrei tenere così. Mentre lateralmente li vorrei, non dico da Nazi skin, però tagliati, cioè molto più sottili, molto più leggeri, un taglio estivo. Anche se oramai siamo a novembre. E quindi queste sono sulla rubrica. Poi ho visto il meteo, dovrebbe, ah, santo cielo, esserci il sole, appunto si vede perché non vedo un figo secco, esserci il sole questa settimana, e difatti iniziamo da oggi con un ottimo soletto perfetto per editare, perché come sapete, come tutti i lunedì, devo fare i video per il canale YouTube americano, quindi bla bla bla, insomma si lavora tanto ed è una cosa che vorrei smettere comunque fare molto meno, perché vorrei iniziare un nuovo sport. Mio fratello sta andando ad Ultimate, si è appena iscritto per fare 6 mesi, e non mi dispiacerebbe sinceramente tirare il frisbee, correre un po', gioco di squadra, insomma divertente, e quindi questo. Così, altra cosa sulla lista ragazzi: se non l'avete già fatto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, perché la maggior parte di voi non lo è. Le persone che guardano i nostri video, poi la maggior parte non sono iscritti, e quindi insomma dai, tutti i giorni alle 11 c'è un nuovo video. Che fate? Vi perdete lo show? Quindi queste sono, diciamo, le novità un pochino più importanti. Poi oggi appunto andando in ufficio me ne sto un pochino pentendo, anzi volevo darmi malattia perché mi sono svegliato con il tumore in gola, Dio santo, il catarro, cioè ho sputato il demonio. E quindi ho detto dai, usiamolo questa malattia, no? No, no. Quindi oggi così, se peggiora domani e prossimi giorni starò a casa ragazzi, cioè non c'è molto da fare, non che se banane. Ah ragazzi, mi sono dimenticato che devo andare assolutamente in palestra, perché settimana scorsa l'ho saltata, skippata del tutto, e insomma non buono, anche perché mi è stata data la scheda ed è una scheda di 3 volte a settimana. Io ho già detto subito 3 volte no, 2 già più probabile ma comunque difficile, e una molto probabilmente ci riesco. E settimana scorsa non ho fatto niente, ed è, mi sa, quasi 2 settimane che non vado, perché l'ultima volta ci sono andato, mi sa, lunedì prima, e quindi 2 settimane fa. Il mio corpo sarà un fuscello, non riuscirò a sollevare neanche un pesetto. Allora ragazzi, sembra le 2 di notte, invece sono solo le 5 e mezza, ma oramai fa buio. Cosa succede? Finalmente il direttore bancario mi ha avvisato che dovremmo avere tutti i documenti, quindi mi ha chiesto mi ha appena chiesto se posso girargli i movimenti bancari dal 1° di settembre ad oggi, e dei vari conti, insomma, delle banche, così da lì finiscono l'istruttore, perché nel frattempo sono passati 2 mesi da quando me li ha chiesti l'ultima volta, i 1° di settembre, perché non potevamo prevedere che ci volesse così tanto tempo a racimolare 2 documenti in croce. Comunque, fatto tutto, e la casa è a posto, a norma di legge catastale, urbanistica, tutto a posto, e adesso la banca mi chiede solo questi documenti che io ho girato prima, quindi si spera che l'istruttoria venga finita in questi giorni, così possiamo finalmente fissare la data di Rogito, che dovrebbe essere entro il 15 di settembre, ma a questo punto sono molto positivo che verrà fatto tutto nei tempi. E niente ragazzi, questo è l'aggiornamento. Adesso, come sapete, è lunedì, quindi devo scaricarmi le clips del canale YouTube americano e poi mettermi anche devo andare a un aperitivo dopo, e quindi
ragazzi, c'è poco da fare oggi, un lunedì così. Domani esco con Maria, finalmente, prima che se ne vada via, le rime, che si trasferisce definitivamente in Germania, perché come abbiamo insomma intuito, il lavoro da consulente per una Big Four non è così retribuito, e quindi bisogna, non è l'unica ragione, ma è sicuramente anche quel fattore influisce. E quindi così, ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo come al solito. Baci. E noi, ragazzi, iniziamo subito a editare. Sto scaricando le clips, spero di cavarmela. Beh, tra mezz'ora vado via, quindi sicuramente non finisco ora. Però stasera speriamo di cavarcela, altrimenti mi toccherà svegliarmi alle 5 della mattina domani per fare tutto. Mannaggia. Ragazzi, 7:15, sono appena tornato, ho ricominciato a lavorare, devo ancora cenare tutto questo, ma mio fratello ha fatto la zuppetta che non è tritata, tra un po' mi metto a fare, volevo continuare qua a editare, ho due storie da fare e la prima ho appena iniziato, quindi da merda. Mamma mia, vabbè, finito il video. E ragazzi, se non avete già fatto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Sono qua con l'Anelli che è sta... santo cielo, sono qua con l'Anelli che vuole le interazioni da parte vostra. Andiamo già. E niente, ragazzi, questo è l'unico modo un po' per supportarmi in questo percorso quotidiano che mi porta avanti oramai da più di 6 mesi. E ci vediamo domani in video delle 11, mi raccomando, ragazzi.